Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo della app Immuni, si può già scaricare e servirà in questa fase 2 al tracciamento dei contagiati Covid-19. L'app è utilizzabile su base volontaria, dunque non è obbligatorio il download ed è in sperimentazione anche in Abruzzo, oltre a Liguria, Marche e Puglia. Per l'attivazione completa del servizio, però, bisognerà aspettare ancora qualche ora. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella, poi ascoltiamo l'intervista realizzata da Paolo Renzetti all'assessore alla sanità della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, che parla dell'utilizzo della app, ma anche di domani, quando si riaprirà il traffico delle persone tra regioni. Vediamo i servizi. Basta un semplice clic sullo store del proprio smartphone, sia esso Apple o Android, o dal sito www.immuni.italia.it per scaricare appunto l'app Immuni, dedicata al tracciamento dei positivi Covid. Dopo il via libera del garante della privacy e quello della regione Abruzzo, che ha aderito alla sperimentazione con altre tre regioni, Liguria, Marche e Puglia, l'app è pronta ad accompagnare la fase 2 dell'epidemia di coronavirus. Lo sviluppo dell'app è stato affidato alla software house milanese Bending Spoons ed è stato coordinato dal Ministero dell'Innovazione guidato dalla ministra Paola Pisano. Ma vediamo come si installa e configura l'applicazione e come funziona nel dettaglio. Per prima cosa va aggiornato lo smartphone all'ultimo sistema operativo disponibile. Dopo aver scaricato dallo store l'applicazione è necessario accettare l'informativa privacy, poi bisogna indicare la regione di residenza e la provincia di riferimento ed abilitare le notifiche push. A questo punto l'applicazione è già attiva e lo resta anche quando è chiusa. Di fatto la sua funzione sarà avvertire gli utenti con una notifica nel caso in cui entrino in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. Il sistema è basato sulla tecnologia Bluetooth Low Energy e non utilizza dati di geolocalizzazione di alcun genere, inclusi quelli del GPS. L'app non raccoglie e non è in grado di ottenere alcun dato identificativo dell'utente, quali nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono o indirizzo mail, riuscendo quindi a determinare solo che un contatto fra due utenti sia avvenuto, ma non chi siano effettivamente i due utenti o dove si siano incontrati. Per come funziona l'app, dunque, la notifica non sarà immediata, ma dovrebbe avvenire a distanza di qualche ora. Come già abbondantemente chiarito dal governo, l'app non sarà obbligatoria, si potrà scaricare su base volontaria e averla non costituirà un accesso privilegiato agli spostamenti. L'obiettivo di Immuni quindi sarà quello di contenere il contagio, permettendo a chi riceve una segnalazione di mettersi subito in quarantena e richiedere un tampone al sistema sanitario nazionale. Ma proprio da questo punto di vista ci sono le maggiori perplessità, come ha spiegato al nostro microfono il virologo Paolo Fazzi, al capo del laboratorio di riferimento analisi tamponi di Pescara. L'app ha bisogno infatti di una platea vasta d'utenti per poter funzionare. Ma anche qui è un discorso sempre anche soggettivo. Se io sono stato positivo e dico al mio cellulare che sono positivo e quindi in pratica tengo meno la mia privacy, ma di più alla collettività, potrebbe funzionare. Però dubito che in Italia ciò possa servire. Un'altra iniziativa importante, la Regione Abruzzo parteciperà come alcune altre regioni dell'Italia a questa iniziativa importante sempre per combattere il Covid. Ognuno, e anzi invito tutti gli abruzzesi a farlo, ma soprattutto lo raccomando a coloro che arriveranno da domani da altre regioni a potersi iscrivere a questa app che permetterà in poco tempo, se la persona dovesse venire a contatto con pazienti positivi, di ricevere questa informazione. È importante per evitare il contagio, perché il lavoro che noi dobbiamo fare è proprio questo, di interrompere la catena dei contagi. Ho anticipato quella che era la mia prossima domanda, perché da domani sarà possibile muoversi da regione a regione. C'è un po' di preoccupazione da parte vostra? Noi abbiamo lasciato la libertà di far arrivare
arrivare tutti gli italiani da tutte le altre regioni, non abbiamo creato nessun ostacolo. Quello che raccomandiamo è proprio questa iscrizione all'app in questa settimana, ma soprattutto continuare col distanziamento sociale negli luoghi chiusi, indossare la mascherina e se continuiamo su questa strada porteremo avanti sempre di più un numero ridotto, ma soprattutto aumenteremo la prevenzione. Quanto riguarda la situazione dei contagi dei positivi nella nostra regione, ormai parliamo di numeri davvero molto piccoli, nei giorni scorsi tra l'altro in 2 giorni non ci sono stati contagi, ma ovviamente voi continuate a mantenere alta la guardia. Manteniamo alta la guardia, ma soprattutto gli interventi sui tamponi vengono fatti in maniera mirata, non sono così sparsi senza finalità, ma vengono prese delle categorie di professioni più a rischio in modo da monitorare sempre di più la situazione nel nostro Abruzzo. I numeri sono bassi, ma questo non significa che dobbiamo essere liberi di esprimerci come vogliamo. E allora l'abbiamo ascoltato anche dall'assessore alla sanità della regione Abruzzo Nicoletta Veri. Da domani si torna a viaggiare fra le regioni, ovviamente Pescara e l'hub d'accesso in Abruzzo, sia perché c'è l'aeroporto e poi anche perché c'è la stazione principale della regione per quanto riguarda le ferrovie. Non solo, noi andiamo a Pescara, lo vedete già da Paolo Renzetti in compagnia del sindaco Carlo Masci. Buongiorno ad entrambi, a te Paolo. Grazie, buongiorno, un saluto ai nostri telespettatori, un ringraziamento al sindaco di Pescara Carlo Masci. Buongiorno sindaco, buongiorno, grazie. Grazie a voi. Oggi è il 2 giugno, poi parleremo anche della cerimonia che si è tenuta questa mattina a Piazza Garibaldi, ma io mi riallaccerei subito sindaco al servizio precedente, perché da domani si potrà circolare liberamente fra le regioni. Pescara è il cuore anche per via delle importanti vie di comunicazione che ha proprio il capoluogo adriatico. C'è un pizzico di preoccupazione oppure bisogna stare tranquilli sapendo che comunque da domani ci potranno essere maggiori movimenti di persone, soprattutto a ridosso della stazione ferroviaria e del piazzale degli autobus? La preoccupazione c'era 2 mesi fa quando abbiamo cominciato questo percorso complesso dell'emergenza coronavirus e l'abbiamo gestito benissimo. Oggi la preoccupazione è inferiore perché i dati sono confortanti, ma soprattutto perché abbiamo un'organizzazione già testata che ci ha permesso di controllare gli afflussi da Pescara alla stazione, all'aeroporto, nelle altre vie di comunicazione, e quindi dovremo soltanto ripetere quello che abbiamo già fatto, sapendo anche che oggi la situazione è molto migliorata rispetto a 2 mesi fa, quindi la cosa la guardiamo con attenzione, ma non con la preoccupazione che avevamo nei giorni e nei mesi passati. Ieri ha preso il via l'estate meteorologica, dunque parte la stagione estiva con diversi punti interrogativi. Siamo a ridosso della riviera nord di Pescara, però le spiagge sono ancora praticamente semivuote. Sì, questa è una tristezza, perché vedere la nostra spiaggia ancora in allestimento il 1° giugno ci fa pensare che la stagione non è iniziata come avrebbe dovuto, ma sappiamo perfettamente che i ritardi ci sono stati per il coronavirus. Speriamo che si possano recuperare questi ritardi in tempi brevi, perché Pescara vive con il mare, vive sul mare, ha un'economia che si muove attorno al mare e che noi non possiamo perdere, ovviamente mantenendo il distanziamento sociale, mantenendo tutte le precauzioni del caso, sapendo che dobbiamo portare i dispositivi di protezione individuale, sperando che i contagi scompaiano totalmente, come dobbiamo rilevare sta succedendo, perché Pescara oramai da molti giorni non ha più casi di contagio fra la popolazione, perché i contagi pochi che si registrano più in provincia che in città sono tutti derivanti da situazioni specifiche, come ha detto poco fa l'assessore Veri, quindi case di riposo, ospedali, situazioni ben conosciute, quindi dobbiamo cominciare una stagione sapendo che
la cominciamo in salita, ma speriamo di poterla recuperare velocemente. D'altronde i pescaresi sono resilienti, lo hanno sempre dimostrato, hanno affrontato l'emergenza in maniera puntuale, ma oggi hanno cominciato a rivivere la città con tutte le attenzioni, ma a rivivere questa città. Sindaco, sì. Oggi è il giorno del 2 giugno, la festa della Repubblica, e c'è stata la cerimonia questa mattina a Pescara, ne parlavamo prima, in piazza Garibaldi, una cerimonia ristretta ovviamente per evitare assembramenti, non c'è stato il tradizionale schieramento degli uomini delle varie forze dell'ordine, un significato particolare quest'anno proprio per quello che è accaduto. Sì, intanto la cerimonia è stata molto sobria, però questa cerimonia è sempre profonda ed emozionante. E il discorso del Capo dello Stato è stato un discorso che ha ricordato gli avvenimenti ultimi dell'emergenza. Attorno a questa emergenza gli italiani si sono stretti forte insieme e questo è stato un segnale importante per la ripartenza, anche per Pescara come per tutte le altre città. Dobbiamo guardare avanti sapendo che abbiamo superato un momento difficilissimo, sapendo anche che deve ripartire l'economia di tutta l'Italia, perché non possiamo permetterci di rimanere fermi, e sappiamo che non sarà semplice, ma abbiamo attraversato momenti durissimi anche in passato e siamo stati sempre bravi a superarli. Gli italiani hanno una marcia in più, da questo punto di vista sono certo che ci riprenderemo, come sono certo che Pescara tornerà a vivere come ha sempre vissuto. E allora, se la regia è pronta, noi questa mattina abbiamo seguito con le nostre telecamere la cerimonia di piazza Garibaldi, possiamo andare a vedere il servizio. Senatore, qual è l'importanza e il valore della ricorrenza del 2 giugno in questo momento particolare che sta attraversando il Paese e anche la nostra regione? È la festa della Repubblica che consente alla Repubblica di progredire. Non esiste un ordinamento che non venga rinnovato ogni giorno dalla dedizione di ogni cittadino, dal rispetto delle sue regole, dalla produzione legislativa adeguata e corrispondente alle tante situazioni che cambiano. Mai nella storia della nostra civiltà, dopo le guerre, ci è capitato di conoscere l'esperienza di rottura quale quella della pandemia. E in questo 2020, come dicono anche gli storici e i filosofi, noi abbiamo conosciuto la periodizzazione in ragione di questo contagio che ha riguardato ogni comunità, superando e scavalcando i confini degli stati. Noi sappiamo che scommettendo, fertilizzando, prodigandosi ad opera di ogni cittadino faremo in modo che la Repubblica possa andare avanti. Ha fatto bene ieri il Presidente Mattarella a richiamare il dovere di ciascuno, e hanno sbagliato oggi coloro i quali si sono messi a protestare in una giornata dedicata alla festa, e la festa serve per raccogliere le energie e ricominciare. Noi siamo fatti per ricominciare. Colgo le parole del Presidente Mattarella di ieri sera al Quirinale come un monito per tutti noi, un paese che ha vissuto sulla propria pelle, sulla propria carne, visti tutti i morti che abbiamo avuto, l'emergenza sanitaria che abbiamo subito. Questa è stata un'esperienza durissima per il popolo italiano e soprattutto per il futuro economico. La festa della Repubblica deve essere un monito di unità popolare, di unità che non sempre è stata colta pur nella differenza delle posizioni. Però noi di Forza Italia siamo convinti che
oggi il 2 giugno sia una festa di tutti gli italiani e per noi è simbolico essere in piazza, anche se tenendo in grande considerazione ovviamente tutte le prescrizioni previste in questa fase 2, cioè quelle del distanziamento sociale e, così come la indosso io, delle mascherine che è giusto portare anche nella giornata di oggi. Onori ai caduti di tutte le guerre. E dunque abbiamo visto questo 2 giugno sicuramente particolare a Pescara, così come chiaramente in tutta la nazione. Io volevo rivolgere una domanda al sindaco di Pescara, Carlo Masci, riallacciandomi invece al discorso dell'applicazione. Volevo sapere se è d'accordo con quello che ha detto il presidente della regione Marsiglio, cioè che questa applicazione è arrivata forse troppo tardi, e poi volevo sapere se lei l'ha scaricata e se la userà. No, io non l'ho ancora scaricata, non so se la scaricherò, perché mi sembra che sia un po' improvvisata come utilizzazione, nel senso che rimessa alla volontà delle parti, dei soggetti singoli, se non si iscrivono tutti non credo che possa avere grande successo e grande risultato. Quindi mi sembra sostanzialmente d'accordo col presidente della regione che probabilmente un mese fa avrebbe avuto più senso questa applicazione. Ma certamente, se fosse arrivata un mese fa sicuramente tutti l'avrebbero scaricata e ci sarebbe stato un utilizzo maggiore. E così mi sembra che come al solito arriviamo troppo tardi, arriviamo dopo lo sparo e non credo sia molto utile in questa fase. Grazie allora al sindaco di Pescara Carlo Masci, grazie anche a Paolo Renzetti e Loris Bennato per questo collegamento. Chiaramente buona festa del 2 giugno a tutti voi. Proseguiamo con il nostro telegiornale e andiamo avanti con il prossimo servizio che riguarda la provincia di Pescara, che è a lavoro per i prossimi esami di Stato. Nei giorni scorsi l'ente ha donato 25.000 mascherine ai 17 istituti superiori della provincia. Vediamo il servizio. Presidente, si avvicinano gli esami di Stato. Nei giorni scorsi la provincia di Pescara ha donato 25.000 mascherine agli istituti superiori, ai 17 istituti superiori della provincia di Pescara. Sì, abbiamo donato queste mascherine per una testimonianza di vicinanza ai dirigenti scolastici, perché in questa fase sono impegnatissimi e noi solo così potevamo dimostrare la nostra vicinanza oltre alla collaborazione che abbiamo con loro. Quindi ben vengono queste mascherine a livello di sicurezza per i ragazzi, per farli sentire più sicuri anche per i docenti e per il personale scolastico. Avete provveduto alla sanificazione degli istituti scolastici? La sanificazione è competenza degli istituti, perché il governo ha diviso una forma di finanziamento per i comuni per quanto riguardano le scuole, gli edifici comunali, per le province, e invece per gli istituti il MIUR ha dato una parte di finanziamento proprio per sanificare all'interno delle scuole. Saranno degli esami di Stato diversi da quelli degli anni precedenti, la provincia ovviamente continuerà a monitorare la situazione proprio all'interno delle scuole in questo periodo particolare e anche in vista della riapertura di settembre. Più che monitorare cercheremo di collaborare con i dirigenti scolastici, perché come ho detto prima sono e siamo tutti in grosse difficoltà. Ovviamente subito dopo gli esami di Stato ci dovremo sedere intorno a un tavolo con il provveditorato agli studi provinciali e tutti i dirigenti per tracciare le linee e vedere a settembre come affrontare e come riaprire le scuole, perché saremo in grosse difficoltà per gli spazi non ce li abbiamo, e quindi bisogna capire se queste misure accennate adesso permangono fino a settembre o cambierà qualcosa, e quindi ci dovremo sedere per organizzarci e collaborare con loro. Dobbiamo fare squadra e sintesi.
Tragedia ieri pomeriggio in una abitazione di via Fontemoro a Città Sant'Angelo, dove è morta una bimba di 3 mesi e mezzo, probabilmente a causa di un rigurgito mentre era nel suo lettino. Sono stati i genitori, vedendo che la piccola aveva difficoltà respiratorie dopo aver mangiato, a lanciare l'allarme. Sul posto è subito arrivato il 118, ma ogni tentativo di rianimare la bimba è stato vano. Stando ad una prima ricostruzione fatta dai carabinieri della compagnia di Montesilvano, l'origine del decesso sarebbe proprio da ricercare nel rigurgito che avrebbe provocato il soffocamento. Il corpicino infatti non presenta segni di violenza. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia per accertare con precisione le cause del decesso. Il sindaco di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti, ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio rivolto soprattutto alla famiglia, in cui ha sottolineato come la comunità angolana si stringa attorno ai genitori della piccola, che, dice il primo cittadino, sosterremo in ogni modo. Come in altre città italiane, anche a Pescara si è tenuta oggi la manifestazione del centrodestra organizzata dalla Lega, che ha visto anche la partecipazione di Fratelli d'Italia per contestare le politiche del governo Conte. Consigliere D'Incecco, anche a Pescara la manifestazione organizzata dalla Lega per contestare le misure del governo Conte. Sì, questo è intanto un bel giorno, perché festeggiamo la Repubblica Italiana, che in questi mesi purtroppo è stata un po' trattata male da questo governo, perché oggettivamente siamo tutti consapevoli che il lockdown o la chiusura generale del nostro sistema sta creando notevoli problemi alle categorie produttive, non solo delle tante famiglie italiane, tanti sindaci, tanti amministratori, tanti comuni che si trovano in difficoltà. Oggi siamo qui pacificamente e soprattutto in una maniera, credo, abbastanza equilibrata e distanziata per dimostrare, per dire a questo governo che ora è il caso di iniziare a fare sul serio, perché la vera crisi, quella economica, inizia ad arrivare adesso e nei prossimi mesi sarà determinante operare concretamente con azioni concrete, quelle che fino ad ora non ci sono state, per cercare di rimetterci in carreggiata. Sono diversi esponenti anche di Fratelli d'Italia, ma non di Forza Italia. Ma io ho visto tanti amici questa mattina, quindi anche di Fratelli d'Italia, quindi penso che sia anche il passo e l'idea e la comunicazione che stiamo lavorando insieme per costruire un'alternativa, un percorso nuovo di gestione di questo paese e anche di rapporti all'interno dell'Unione Europea. Il tutto passa attraverso una coalizione che sia in qualche modo a traino Lega, questo mi pare evidente. Ci aspettavamo di più dall'Europa e anche qualcosa in più dal punto di vista del rapporto di questo governo con l'Europa. Fino ad oggi invece concretamente non abbiamo visto nulla, si parla di tante sigle in inglese, ma non abbiamo oggettivamente la visione di questa Europa, che dovrebbe invece in questa fase potenziare, lavorare sulla liquidità, sul trasferimento di denaro agli stati, perché in questo momento le aziende, le imprese, i comuni hanno bisogno di soldi liquidi veri. Adesso parliamo di sport. Ieri sera, nel corso della trasmissione Replay, è intervenuto l'allenatore del Pescara, Nicola Legrottaglie, che ha parlato dell'infortunio di Tumminello e della ripresa del campionato, che vedrà i biancazzurri impegnati contro la Juve Stabia. Vediamo il servizio. Allora, Marco abbiamo notizie, diciamo che domani va a fare un'altra visita, domani dopo domani c'è un'altra risonanza, è andato a Roma, ha fatto una visita e quindi sembra, da quello che poi il dottore saprà dirmi domani, le notizie che mi sono giunte oggi, sembra che il crociato non sia stato toccato e quindi è stabile, il ginocchio è stabile. Sì, sospetta distrazione, quindi i tempi saranno all'incirca un mese per vederlo in campo. Sì, nuova, bella, come quando respiri l'aria del campo, dell'erba, è sempre qualcosa di positivo, qualcosa che ti piace, ti appassiona, è il nostro sì lavoro, ma è anche il nostro hobby, passione, tutto c'è nel calcio. E qui soprattutto abbiamo ritrovato la famiglia, la nostra famiglia, la famiglia del Pescara. Stare lontano dalle famiglie, no? Come metafora, è uguale come la famiglia naturale, quindi stare lontano dalla famiglia ti pesa, e a noi ha pesato molto stare lontani, e adesso ecco siamo felici di esserci ricompattati tutti quanti.
Beh, per la squadra forte può essere sicuramente un vantaggio, perché spesso le squadre, no, soprattutto le squadre dove fanno del tifo l'arma in più, possono perdere quel valore aggiunto, no? E quindi per le grandi squadre, quelle squadre più strutturate che giocano per vincere, secondo me sono più avvantaggiate, e quindi anche saranno avvantaggiate le squadre che hanno sicuramente lavorato meglio in questo periodo, che hanno lavorato anche in maniera personale, giocatori, tutti coloro che hanno lavorato in maniera personale e fatto un lavoro discreto e buono avranno i vantaggi, quindi mi aspetto un campionato con tanti gol. Queste 10 partite dove ecco, spero ci siano tanti gol, perché il calcio comunque è sempre uno spettacolo, e soprattutto difficoltà nel reggere, no, i 90 minuti, perché poi durare 90 minuti, 3 partite a settimana, o hai una rosa che puoi farla girare, quindi gestire le forze e le energie, oppure diventa un po' complicato. Ecco, quella difficoltà la dobbiamo mettere in conto. Non credo che, per esempio, in questo periodo serve caricare molto, ma serve gestire quello che abbiamo fatto in queste 3 settimane, ma andando sul ritmo, andando molto su situazioni di gioco, raggiungendo una percentuale, un minutaggio di alta intensità maggiore possibile. Quella sarà la mia prerogativa, e soprattutto cercare di utilizzare tutti i giocatori della rosa, perché saranno fondamentali tutti. Abbiamo 27-28 giocatori e spero di recuperarli tutti, perché tutti giocheranno, tutti avranno occasione di mettersi in mostra. Noi dobbiamo agire in funzione degli obiettivi che abbiamo davanti. L'obiettivo è Juve Stabia e dobbiamo vincere quella partita lì, e ovviamente poi c'è un avversario e noi prepariamo tutte le partite per vincere. Lo sport è fatto di competizione, e vince spesso chi sta meglio e chi fa le scelte migliori. Noi ci prepareremo al top, questo posso assicurarlo. Poi il calcio, ecco, è bello, perché non puoi mai sapere come va a finire. È tutto per questa edizione del TG6, che torna alle ore 19. Se volete on demand, ci sono i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it. Io vi auguro un buon 2 giugno e soprattutto un buon proseguimento con i nostri programmi.